sulla fin dal vocente te prime part dal nufcent, al tac che a essi difficile seguì con precisione i disvilups dal scrivi par Furlan, par vie de grande bondance di autors. Te poesie al prevalle esempi di Ciorut, ma si noti in chi e la sensibilità più complessis. Da queste date di Timp a chiappi in quarp con vigor anche i studi sulla lingua furlane. Con la opera di Jacopo e Giulio Andrea Pirona si concretizza il progetto dal vocabolario furlan pubblicato al 1271 e dal 1273 il glottoli gurizzan, grazie a Dio Isaia Ascoli, al fas la prima descrizione scientifica delle lingue furlane dai sei saggi ladini. A chiaval dai due secoli una serie di rivistis ha metto in donne contributi preziosi su lingue, culture e tradizioni popolari. Importante anche il lavoro di Bindo Chiurlo, autore dal 1927 de Antologia della letteratura friulana. Dal 1942 avvengono pubblicati a Bologna lis Poesie a Casarsa dal giovin Pierpaolo Pasolini. Traverse de sensibilità e de culture raffinate di Pasolini, il Furlan si guadagna un soppuest d'ogni des grandis letteraturis modernis. Il Furlan di Pasolini ha l'esso redut lenghe de poesie, tiere nuove di esplorà, e il mont che al rappresente ha le un univers fur dal timp. Si tratta di una forte rotture con la precedente poetiche di Ciorut. Dal 1945 Pasolini al fonde la Accademiuta di Lenga Furlana, e al fas stampa una serie di rivisti su la che e chiappe quarp un po' par volte une vere scritture moderne, anche in prose. Dal 1949 Pasolini al squin la sal Friul e la stagion furlane si siere dal 1954 cu la raquelte la meglio gioventù. 20 anni dopo, dal 1975, la nuova gioventù e sarà il sotragic quintrichiant. Al decite di rompi cu la poetiche di Ciorut anche il gruppo di risultive, nasut dal 1949 da urde iniziative di Joseph Marquette. Marquette, come Pasolini, al ritigniva importante slargià i spazi dal furlan, di dai una dignità complete di lenghe. A fasi in parte dal gruppo autors tante che Dino Virgili, che al sperimente la forma del romanzo in laghe da pite la cleve, Riedo Pupo, che al svilupperà la conte, Alviero Negro e Aurelio Cantoni, che si occuperanno di teatri, novella Cantarutti che larà con tune originalità dute so de poesie e conte ai ricerche etnografiche. A son ains vivaros, dal 1949 agliesi il Tesaur, riviste dirette di Gianfranco Daronco. Dal 1952 e nas Scuole Libere Furlane, par iniziative di Manny Zannier. Dal 1964 agliesi Libers di Scugnilà, prime prove poetiche di Leonardo Zannier, che già te provocazione dal titolo al denunce la ferite grande d'emigrazione. Dal 1968 alle Salustri di Umberto Valentinis, scrittore un'evore raffinat che al porta in devant la sua ricerca in diversis altris raqueltis poeticis. Il desiderio di tornare a scuvierzi l'islidris che il taramod dal 76 al fas vigna flor al produs una quantità di iniziativis e di produzioni letteraris contune vore di autors che attacchin o che attornin a scrivi par Furlan, Amedeo Giacomini, Elio Bartolini e Siro Angeli. Gianni Nazzi, tra gli istantis iniziativi speclape culturale aquilee, alcure une golaine di classics des letteraturis forestis che rispunta l'obiettif di dai al Furlan une dignitat complete di lenghe. Il desideri di slardiai orizzons de lenghe furlane traverse de traduzion al chiate un autore importante in Angelo Maria Pittana. Di là ad Alaghe all'opera il gruppo di Sot Sora, che si dà ad unte biblioteche di Montreal, du là che a chiate in espression Rosanna Paroni Bertoia, Federico Tavan e Antonio De Biasio. Ma son tanti altri si autors che induti il Friul ad an lustri ai letterature furlane in queste date di timp. Opo di indome fai nons, sottolineando ut cas lis individualitats differentis di Elsa Buiese, Beno Fignon, Celso Macor, Leonello Fioretti, Giacomo Vitt, animador accordovat dal gruppo Majakovski, Francesco Indrigo, Nelvia Di Monte, Giorgio Ferigo. Fondamentai, per storie delle letterature furlane a chiaval dal millenni, a son ut cas doi autors che, pur te loro esperienze diverse, si corrispondin te forze de innovazione. Ida Vallerugo e Pierluigi Cappello. In comune hanno la profondità e l'urgenza de poesie, l'ingredei di vite e di riflessioni poetiche e la creazione di una lingua personale, tal Furlan di Midun che de Vallerugo, d'ogne de coinè che di Cappello.
L'Isoparis di Vallerugo e di Cappello, autors pluripremiats Massime Cappello anche a livello italiano, a son fra l'isprovis pluialtis in assoluto de poetiche furlane resinte.